ragazzi, super bentornati. Oggi si parla di Yorkshire, tutte le caratteristiche di questa razza. Restate con me per saperne di più. Ragazzi, sorprendente, lo Yorkshire è un cane veramente particolare. Inaspettato dal vedere un cane così piccolo, e ha un carattere realmente particolare. Prende il suo nome Yorkshire appunto dalla contea dello Yorkshire, dove veniva utilizzato nell'Ottocento per cacciare i topi che rovinavano le balle di lana dell'industria tessile. Venne anche utilizzato nelle miniere perché è un amante dei cunicoli e quindi riusciva a segnalare eventuali pericoli. Lo Yorkshire infatti inaspettatamente è un cane molto vivace, molto attivo, è un terrier a pelo lungo e ama correre, ama l'attività fisica. Infatti viene spesso preso erroneamente dalle famiglie con bambini perché appunto è un cane di piccola taglia e si pensa che sia molto docile. In realtà non è esattamente così. Infatti si infastidisce spesso con i bambini che lo toccano parecchio e a volte può diventare mordace. Quindi fate attenzione, se avete bambini piccoli non consiglio di prendere questa razza di cane. Però è adattissimo a persone comunque adulte e anche anziane che hanno voglia di fare attività fisica. Se avete un giardino sarà perfetto perché potrete lasciarlo uscire per qualche ora ogni giorno, giocare con lui con la palla e farlo stancare, insomma. Oppure se appunto state pensando di prendere un cane da compagnia e siete già in età adulta, sarà un ottimale compagno di vita perché si affeziona veramente molto al padrone e ama fare molta attività con lui. Non lasciatelo in casa perché ne soffrirebbe, potrebbe appunto soffrire di depressione, quindi vi consiglio di portarlo sempre fuori e fargli fare l'attività fisica dovuta. È un ottimo cane da guardia, fedelissimo al suo padrone, e fate attenzione durante le passeggiate perché anche se molto piccolo come taglia, è 22-23 cm al garrese e per un peso che arriva fino ai 3 kg, e questo cane riesce ad essere abbastanza aggressivo per difendere, tra virgolette, il padrone da altri cani. Caratteristiche dello Yorkshire sono le orecchie a V sicuramente e il colore blu acciaio del dorso, mentre il colore marrone che ha sul viso e sul torace. Questo cagnolino è davvero particolare e mi ha sorpreso tantissimo per il suo carattere inaspettato. È tra le razze di cane consigliate per i soggetti asmatici o che comunque hanno fastidi per il pelo del cane, perché non fa tante volte la muta e comunque non ha un pelo, anche se lungo, non ricco di sottopelo e quindi non produce quel sebo che solitamente fa venire le allergie appunto a noi proprietari di cani. Se siete proprietari di uno Yorkshire, allora raccontatemi qui sotto nei commenti la vostra esperienza e se è positiva, se avete dei bambini, come si comporta, e se volete raccontare altro a livello di giochi, attività fisica e nutrizione, fatemelo appunto sapere qui sotto nei commenti. Poi se il video vi è piaciuto vi ricordo di zampare un like, iscrivervi al canale e poi di condividere il video sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Grazie e al prossimo video. Ciao!